Il 2023 si è chiuso con un'operazione long su sterlina dollaro che ho chiuso in profitto e che ehm, ha riportato il conto di trading a eh, un 1.15%. Ben ritrovato in questo appuntamento, eh, appuntamento settimanale professione trader dove vado a raccontare il mio eh, diario di bordo, il mio diario di eh, trading con un conto da eh, 10.000 euro che è aperto come fase esperienziale dell'Accademia di Airforex. Io sono Damiano Zitto, price action trader indipendente, membro e collaboratore attivo di questa community. Allora, io sono davanti al grafico di eh, sterlina-dollaro. Però prima di vedere i grafici, volevo riprendere momentaneamente la dashboard eh, del, del mio diario e quindi dell'anno di trading giusto per ripercorrere un attimo insieme a quello che è successo ve velocissimamente. Allora, eh, la rubrica si è aperta, ehm, diciamo, l'ho avviata nel, nel mese di novembre, con eh, diciamo un mese più o meno in pari. Con, uno short prima, poi un long su, su euro che ha chiuso più o meno, più o meno in pari questo mese un 0,17 negativo su dicembre due trade, uno short sul petrolio e un long su appunto sul, sulla sterlina chiuso con un buon profitto eh, proprio su livelli di eh, massimo insomma cose non capitano eh, sempre probabilmente ora, eh, quindi diciamo il conto si è riportato a circa eh, 10.115 euro e ho eh, trasportato questo aggiornamento nel diario di trading del 2024 non ho al momento operazioni in corso non ho fatto operazioni né la prima né, ehm, né adesso in questa è la seconda settimana di gennaio oggi è il 9 gennaio mentre registro quindi non ho al momento operazioni in corso ma sto valutando qualcosa quindi passo i grafici perché ho proprio la sterlina davanti e ehm, che è il mercato appunto l'ultimo mercato dove abbiamo chiuso l'anno è il mercato che sto valutando per un ulteriore eh, ingresso long nelle prossime ore e giorni chissà perché perché la sterlina eh, ritorno dal settimanale è il mercato che eh, potrebbe eh, potrebbe dare appunto continuazione di eh, forza contro il, il dollaro americano il mercato infatti qui eh, da da questo rialzo sul, sul finire dell'anno ha mantenuto una, una price action con questo qui che è un segnale long tra l'altro eh, FTV questa è una FTV che è la strategia di Arduino schienato che trovi su proprietaria che trovi sul, sul sito di, di Airforex ma che appunto diciamo in questo caso eh, puoi vedere come effettivamente dopo, dopo questo rialzo a prescindere dalla strategia, fa vedere come il mercato è rimasto eh, long, è rimasto forte. C'è stato un inside la settimana successiva. Qui siamo alla settimana del 18 dicembre, è stata convalidata, cioè il mercato ha rotto questo massimo nella settimana del 25 dicembre. Rompe questo massimo e viene giù proprio su eh, questo livello che è segnato, aggiornato quest'oggi, diciamo questi, questi giorni. Eh, questo livello che è un livello di eh, resistenziale di, di vendita un livello che è vero qui a luglio è stato, è stato rotto però come puoi vedere qui ho fatto prima su poi giù fondamentalmente questa è una V o se vogliamo anche una P in in due settimane comunque una falsa rottura quindi questo, questo livello insomma diventa, diventa importante però il mercato qui si è costruito bene, è arrivato con, con un bel long, appunto questo, questo trigger operativo, qui ha fatto un 1, qui ha fatto un 2, adesso qui potrebbe fare un 3. Per fare il 3, cioè questo movimento 1, 2, 3, chiaramente, mh, almeno per come lavoriamo in Airforex, serve la convalida, cioè la rottura al rialzo di questo massimo più o meno in zona 27,70 in basso e comunque basta eh, è sufficiente la rottura di questo massimo e allora abbiamo il movimento 1 2 3 convalidato tra l'altro convalida di che cosa di questa questa qui è una, una pin bar una tail bar pin bar fa una lieve falsa rottura di eh, questa di questi minimi di questa inside in zona se andiamo a vedere in zona pull back in zona pull back del, del segnale di cui parlavo prima del, dell'FTV dell'11 eh, dell dicembre è ancora valida dopo tre settimane eh, appunto arriva in zona pullback quindi dopo quello che voglio dire è che dopo questo eh, dopo la rottura di questo massimo quindi il mercato va su e torna qui in questa che è la zona di pullback cioè tutta quest'area qui in realtà ok Tutta questa area qui tra il 38,2%, il 50%, il 61,8%, tutta questa area qui è una zona tipica di mh, ritracciamento dei, eh, dei segnali operativi. Almeno dei nostri segnali operativi. Detto questo, eh, l'idea allora, è che qui, siccome il mercato appunto su questo livello potrebbe, mh, potrebbe risentire, potrebbe tornare giù eh, insomma, potrebbe dare ancora un possibile ritracciamento, allora io stavo valutando due strade, o una conferma dopo la rottura di questo massimo, o meglio questo, oppure un ingresso eh, stop su, su più o meno su questi livelli, ma in maniera un pochettino più eh, larga, nel senso con, una, con un, uno spettro di azione un po' più ampio, e un rischio inferiore iniziale. Cioè l'idea è magari entrare con un buy stop qui, e mantenersi con uno stop più o meno su, su queste zone più in alto più in basso non è, non è adesso importante questo per dare un'idea e magari cioè se il mercato effettivamente va su alla rottura e poi qui crea come dire qualcosa del genere e poi torna su con uno swing chiaro sopra proprio il livello di 30. allora posso riacquistare su questi livelli mi risposto con questo stop magari su queste zone o comunque su queste zone quindi ho incrementato ho aumentato la mia esposizione al mercato magari mantenendo lo stesso rischio o aumentandolo leggermente sempre all'interno dei parametri del mio piano di business e questo diciamo questa è un'idea oppure attendere un'ulteriore conferma conferma che può arrivare sempre appunto allo stesso modo quindi a quel punto eh, entrare direttamente col col rischio su, con uno stop magari già a 25,40 da valutare in base alla dinamica che fa, o anche più in alto, cioè dopo la rottura dei, dei 28,30, quindi lavorare su eh, come dire sul, sullo swing dopo la rottura di questo livello ci sta. È possibile, è plausibile, insomma, non è, non è impossibile. Comunque, l'idea è come, diciamo, iniziale è come se volessi lavorare su, eh, su un trade settimanale cioè avute, avuta la convalida il 25 dicembre, avuta questa ulteriore conferma il 1 gennaio 2024, in questa settimana qui più che altro, si potrebbe lavorare con uno stop dietro, eh, dietro il settimanale e quindi lavorare per andare su, eh, su zone di eh, questi massimi pari a 1,31, per esempio. Quindi un trade molto più, eh, più lento, però diciamo con la ricerca di un timing su, sul daily, sul 6 ore, sicuramente insomma, si, può fare, si può fare di meglio. Quindi sto valutando e non c'è fretta anche perché al momento il mercato, eh, questo è l'euro per esempio, è ancora un po' fermo, un po' indeciso, mh, incastrato, questa per esempio è l'Australia e, e al momento diciamo, è solo la sterlina che mi sta dando questa, questa idea. Poi mh, non, ho, mh, non ho un particolare focus su, sugli altri mercati, se non sto guardando un po'. Eh, USDN mi sembra che voglia ripartire con, con il long, però quello che mh, diciamo è l'attenzione maggiore in questo momento è eh, su che cosa vogliono fare gli indici. Perché? Il 2023 si è chiuso sicuramente è forte e molti traders molto probabilmente si stanno posizionando short. Io, qui, allora, ho un piano long short. Questo è l'SP che ieri ha fatto questo recupero. Qui. Il mio ragionamento qui è il seguente: allora, il mercato eh, sta sotto i 4.800. 4.800 sono praticamente un po' più in alto, sono dei massimi, eh, sì, massimi storici fatti a gennaio 2022. Potrebbe ancora andare a testarli, potrebbe romperli e quindi non è detto che scenda. Eh, io ho inserito un piano long short perché siamo in zona di vendita, sotto i massimi eh, dell'indice di periodo, anzi dei storici, però non c'è una price action eh, short. E questa cosa qui bisogna, bisogna fare molta attenzione perché molti credono che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Nove candele long eh, siano diciamo indice di eh, ok è arrivato il momento di vendere però il mercato non funziona non funziona così e, um, è la storia del, del mercato ce lo dice anche perché insomma qui tutto quello che c'è qui da qui in avanti lo possiamo solo Ipotizzare, ok? Può essere questo, può essere questo, può essere questo, insomma, non possiamo sapere cosa c'è nel futuro, possiamo però studiare il passato e lo possiamo studiare in diversi modi. Eh, qui lo studiamo con, con la price action. E ehm, quello che voglio dire è che ho già visto nel passato, studiando il mercato, perché insomma, non tralavo sicuramente diversi anni fa, come, come gli indici. Ehm, Effettivamente, dopo eh, dei rally di questo tipo possono continuare la salita, in particolare su, eh, sull'SP, un contesto diverso. Sicuramente c'è una situazione nel 19. Mi sembra, vado a prendere. Molto interessante, secondo me, diciamo sì. Siamo sul weekly. No, questo è il 20, pardon. Oh, eccola qui. Allora, la situazione che volevo portare all'attenzione è questa. 24 dicembre 2018, ok, c'è stato questo rialzo a fine anno, fine, fine inizio anno, ok, questo, quindi questa finestra temporale qui più o meno, quindi anche qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candele eh, verdi, bianche, comunque bullish, mercato rialzista, prima candela Ribassista, tra l'altro, questo è anche un segnale short, che, però, non è stato eh, convalidato, cioè non è stato rotto al ribasso, mercato che poi subito dopo, in una settimana, in questo caso recupera e va ancora al, al rialzo. Eravamo sotto dei massimi storici, un po' più in basso, però il mercato poi è andato, vedete anche qui a romperli, arriva giù rifà base proprio qui in questa zona di eh, domanda aggiorna i massimi storici e poi il resto insomma è storia questo per dire cosa che eh, effettivamente non c'è una price action short su, sull'indice, è un piano long short perché insomma eh, eravamo su, su questa zona, però non è secondo me ancora arrivato il momento di vendere perché l'indice è forte e non c'è una price action short, piuttosto questo recupero, sebbene siamo sotto i 4.800 potrebbe essere eh, Potrebbe essere diciamo, indice anche di eh, voler andare ad attaccare questi massimi e addirittura eh, romperli. Quindi molta, molta attenzione. Se guardiamo il DAX, è la situazione è un po' diversa perché il DAX ha mostrato eh, due informazioni che, però, non fanno un mercato short, cioè ehm, qui abbiamo avuto appunto questo rialzo, un D3, un 3 sei candele eh, long sul, sul settimanale. Questa candela qui, una pin bar, sì, ma con eh, volatilità inferiore rispetto a questa candela e questa candela. E eh, che è stata sì, convalidata. Questa più che altro è una candela di esaurimento, cioè non si vende. Ok, ci sta dicendo: Bene, mi prendo una pausa. Presa di profitto, mercato congestiona e crea il primo segnale short qui la prima settimana del 2024. Questo è un segnale short, è un doppio massimo lower close, cioè massimo più alto della candela precedente, chiusura eh, minore del minimo precedente, ok? E ehm, in questo caso diciamo abbiamo, eh, e poi chiaramente eh, altre caratteristiche, chiaramente questo è un outside, cioè inglobo completamente la candela precedente. Detto questo, quando è che si convalida questo, questo trigger? Quando il mercato torna sotto questi minimi, cioè rompe questo minimo e va al ribasso. Come l'ha costruito lo vediamo sul, sul daily, si è costruito con questa, in questa congestione con questo movimento, poi leggermente recuperato con questa, eh, questa del 2 gennaio che effettivamente è stata una bella, eh, come dire, falsa rottura di tutti questi massimi che effettivamente sembrava presagire un bel movimento short. C'è stato il suo, nel senso lui ha fatto probabilmente, vediamo un po'... Esatto, è andato a prendersi il 161,8 di questo 0,100, quindi ho messo le estensioni su questa candela qui. È andato a eh, prendere proprio il 161,883 secondo il nostro gergo, e va adesso va in zona, va in zona di ritracciamento, l'idea allora, è che allora, qui abbiamo un, una price action short, quindi insomma, si potrebbe valutare lo short molto meglio sul DAX che sull'SP, però, anche qui. Se dovesse l'SP invalidare l'idea dello short, anche perché non c'è neanche una protection short, qui potrebbe non, eh, non avvenire appunto quel, quel ritracciamento profondo che tutti magari si aspettano in questo momento. Tra l'altro, il fatto che ci sia qui un segnale short dopo questo rialzo, non fa, come dire eh, non fa il mercato, sicuramente, ma non è garanzia del fatto che questo possa, possa scendere, sebbene possa farlo. Anzi, qui abbiamo un mercato forte, quindi l'idea è che si debba più che altro acquistare. Ci sono sicuramente possibilità di vendita per, per i ritracciamenti, bene, però se noi andiamo, per esempio, il DAX a me viene in mente il 2022, e l'ITRADAV eh, sicuramente qui, ottobre 2022, vediamo questa situazione. Per aggiungere contesto, anche se chiaramente i contesti macroeconomici non, non li conosco né adesso né prima né adesso per il DAX né per l'SP qui venivamo sicuramente da un mercato short ok c'è stato questo forte recupero quando il mercato è tornato sui 14.500 punti eh, lui ha fatto si è stancato un po nel senso ha ridotto la volatilità prima candela ribassista segnale short chiarissimo doppio massimo lower close, Convalidato, quindi il mercato ha rotto il minimo, indecisione, quindi non viene subito giù, crea un inside la settimana successiva e poi invalida il trigger short con l'aumento di volatilità questa settimana. Tra l'altro sì, la prima del 2023. Se andiamo a vedere, in questo caso il mercato poi ha continuato, ha continuato la sua eh, fase long. E Tra l'altro, qui c'è stata eh, c'è stata una decorrelazione tra, eh, tra gli indici, nel senso che era una decorrelazione di forza, perché qui ci avevamo nell'ottobre 22 2023, un'Europa un più forte e un'America più schiacciata più laterale. Lo faccio vedere su appunto sul grafico. Adesso questo è l'SP. Questo è ottobre 22 2023 inizio 2023 dell'SP. Con i primi mesi più laterali poi del, del 2023, faccio vedere qui: 1, 2, boom, boom, ok. E qui invece abbiamo il DAX che è andato sicuramente più su. Pardon: pum, bum pum, cioè ha continuato poi la sua salita con più forza rispetto, eh, rispetto all'SP. SP cioè America in generale che poi è venuta su nel 2023, ma eh, inizialmente con meno fatica rispetto, eh, rispetto al DAX, cioè il DAX saliva, l'SP rimaneva laterale. Quindi il DAX saliva, eh, questo è l'SP invece che rimaneva laterale, il DAX invece faceva la sua salita, ritracciava e saliva. Questo che vuol dire che eh, l'idea adesso che ci possa essere lo short, bene, d'accordo, però che cosa può succedere? Che per esempio se dovesse adesso l'SP confermare il long, cioè non confermare lo short, paradossalmente, quindi rompere anche i 4008, aggiornare i massimi storici, potrebbe avvenire in questa fase anche qui una decorrelazione di forza. Perché? Dax, quindi non è da escludere, cioè non è da vendere o chiusi il DAX per quanto mi riguarda, perché qui cosa potrebbe succedere, che il DAX magari rimane eh, più laterale, in questo caso quindi rimane, come dire boom 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 boom. In questo mh, eh, in, in un box, ci sta, e l'SP magari rimane forte. Quindi può succedere. Tra l'altro, eh, le lateralità sul, sul DAX non sono, come dire date questo, questo periodo, eh, qui siamo dal 21, tutto, cioè tutto 21, l'aprile 21 fino a appunto, gennaio 22, il mercato non si è mosso, è stato un anno praticamente completamente fermo, sicuramente ha fatto dei punti, però insomma non è, non è stato un mercato bello, quindi prima di vendere insomma ci penserei, ci penserei bene, quindi adesso qui attendo una conferma. Ecco, questo era per dire che bisogna eh, in questo caso, per quanto mi riguarda, attendo. Eh, probabilmente in altri, in altri momenti della mia storia da, da trader, avrei fatto altro. Eh, questa è, è l'aggiunta no, del il valore aggiunto del, del, dello studio che, che ho fatto negli ultimi due anni, proprio su, sui mercati, osservandoli, riguardandoli, considerazioni che. Eh, faccio e che in questo caso sto condividendo con, con te che guardi questo video proprio per trasmettere il mio ragionamento che sto ripetendo anche a me stesso, proprio per cercare di fare un trading più eh, serio, più eh, professionale, anche da questo punto di vista. E, bene oggi quindi abbiamo visto questa, questo, questo recap, abbiamo visto come come vedo in questo momento anche, anche gli indici, sto appunto valutando la sterlina, sto aspettando probabilmente una conferma migliore su, sulla sterlina, e eh, guardo, guardo con interesse l'S&P per capire se effettivamente da qui il mercato ha voglia di andare ad attaccare i 4008, a romperli, oppure se effettivamente ci sarà quel ritracciamento che tutti, che tutti chiamano. Però il fatto che tutti chiamano, mi fa pensare che qui. Possa essere un ulteriore lungo, magari magari mi sbaglio. Staremo a vedere bene per oggi è eh, tutto. Questo era l'aggiornamento. Il primo episodio di professione trader di questo 2024. Ti ricordo che per aiutare eh, insomma, anche il, il canale, insomma, la, eh, la buona riuscita della, della rubrica. Di lasciare un mi piace a, a questo video, di commentare con le tue considerazioni, fammi sapere se sei short, se sei long su. Eh, su quale segnale operativo ti, ti stai muovendo e eh, discutiamone nei commenti. Ti ringrazio, ti saluto, alla prossima e soprattutto buon trading.